Una rosa bianca deposta su una delle tante tombe all'interno del cimitero romano del Verano. Così Papa Francesco ha reso omaggio nella solennità di tutti i santi e defunti che la Chiesa commemora il 2 novembre. Nell'omelia della messa il pontefice ripercorre il Vangelo delle Beatitudini, la strada che conduce al cielo. È un cammino difficile da comprendere perché va controcorrente, afferma, ma il Signore ci dice che chi va per questa strada è felice, prima o poi diventa felice. Francesco ricorda che con il cuore spogliato dalla mondanità si è attesi nel Regno dei Cieli, si è felici solo quando si ha possibilità di sentire nel cuore il dolore, si è miti nella sopportazione, come Gesù che ha tollerato calunnie e tranelli per amore nostro, si ha fame e sete di giustizia perché si accoglie quella del Signore, si è misericordiosi perché è capace di perdonare e operare. Operatori di pace, perché si semina il bene. Questa è la via della santità ed è la stessa via della felicità. È la via che ha percorso Gesù, anzi, è Lui stesso questa via. Chi cammina con Lui e passa attraverso di Lui entra nella vita eterna. Chiediamo al Signore la grazia di essere persone semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di essere miti, la grazia di lavorare per la giustizia e per la pace e soprattutto la grazia di lasciarci perdonare da Dio per diventare strumenti della sua misericordia.